Sabato 1 ottobre, i locali del Sella Lab presso l'ex lanificio Maurizio Sella hanno ospitato B-Digital, l'appuntamento sul mondo dell'innovazione dedicato a imprenditori, lavoratori e semplici curiosi digitali. Nella mattinata di venerdì 30 settembre, B-Digital ha organizzato una serie di eventi di presentazione a beneficio delle scuole biellesi. Nella Lomagna di Via Galimberti, alle 9.30, le classi quinte del corso scientifico hanno incontrato gli organizzatori della manifestazione e ascoltato gli interventi di alcuni esponenti del mondo della formazione e dell'impresa. Dopo il saluto del dirigente Mario Massazza, è stato Stefano Azzalin, fondatore e responsabile di Sella Lab, a introdurre i relatori. Città Studi ha presentato i corsi proposti dall'Università di Torino presso il campus biellese. Diego Mori, di World Italia, ha parlato dei settori di ricerca e sviluppo sostenibile di questa multinazionale con sede in Germania. Alessandro Spaudo ha illustrato l'attività di SilverGeco, una startup biellese che realizza prodotti tecnologicamente avanzati principalmente per il settore agricolo e si occupa di monitoraggio ambientale. Ha parlato poi Michele Cerruti, di Accademia Unidee, che opera all'interno di Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, per costruire un futuro sostenibile, la visione di un possibile equilibrio tra l'artificio e la natura. Diletta Sereno, infine, ha illustrato agli studenti natura e funzione della Camera di Commercio di Biella, che si occupa delle imprese del territorio, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, e supporta quindi chi intenda diventare imprenditore. L'evento è stato trasmesso in streaming a beneficio delle quinte degli Alti Plessi, a cura dell'Avogadro Social Club, coordinato da Silvestro Russo, ed è disponibile per la visione su YouTube.